nostra Cassatella ha vinto un grande riconoscimento, il premio Luigi Eronelli. Ci è stato consegnato a Bergamo e oggi la nostra Cassatella ha questo grande onore. Di questo noi siamo sicuramente contenti, ma siamo anche orgogliosi, perché intendiamo portare avanti tutte quelle attività che si possono connettere con questo dolce. Sono tanti gli ingredienti e quindi sono tantissime le possibilità di sviluppo che possono portare poi alla fine al confezionamento di questo dolce. Vogliamo quindi inaugurare stasera questa sesta sagra, sicuri che è un grande avvenire per tutto il comune di Agira. Tutti quelli che in questo momento si lavorano, io ritengo che sono abbastanza soddisfatti, e questo è in un momento in cui la crisi è veramente grande. Noi ci auguriamo che la Cassatella possa fare la sua parte, non solo perché è dolce, ma perché è un grande mezzo di lavoro per tantissime persone. Della stessa saga della Cassatella di Agira, che rappresenta un volano di sviluppo. Io dico che con la Cassatella potrà vivere l'intero territorio agirino, attorno alla realizzazione di questo dolce molto apprezzato oltre i confini nostri, oltre i confini siciliani. Dicevo, l'anno scorso è presente anche a Roma, dinanzi a Palazzo Montecitorio. Si può ricostruire questa nostra economia che oggi vive un momento di grave difficoltà economica. Io auspico che i produttori delle Cassatelle nostre, gli agirini, possano costituirsi in consorzio per avere maggiori potenzialità di sviluppo e di penetrazione del prodotto nei mercati nazionali. Per ringraziare tutti coloro che partecipano a questo evento, auspico che il nostro territorio possa partire da qui, dalla sagra, dalle sagre paesane, come strumento di sviluppo di un'intera economia. Grazie a tutti e auguri buon lavoro e buon divertimento. Organizzatrice della sagra Giusy Palermo insieme a Santo D'Agata Etna Event Management. Allora, siamo alla sesta edizione, appena iniziata, come va? Allora, bene, tutto a posto. Innanzitutto ringraziamo il Comune d'Agira che come ogni anno ormai ci ospita. Siamo arrivati al sesto anno di questa manifestazione, è l'anno in cui abbiamo avuto appunto l'apice come espositori, siamo a più di 120 espositori. Quest'anno abbiamo voluto rinnovarci, quindi abbiamo molto artigianato rispetto comunque agli altri anni, abbiamo anche aziende che comunque vengono da fuori, aziende calabresi, aziende pugliesi, comunque cerchiamo sempre di migliorare. Stiamo cercando di portare anche nelle serate dei miglioramenti, come ad esempio questa ci sarà anche Giuseppe Castiglia, che sarà nostro ospite, nonché anche molto amico. E da qui al prossimo anno comunque speriamo di fare sempre del nostro meglio, anche di migliorarci comunque. Ecco, sicuramente comunque il lavoro di Etna Event Management è fondamentale in questo momento per portare avanti questa manifestazione. Sì, noi comunque abbiamo alle spalle uno staff di persone che ci collaborano tutto l'anno, oltre a fare comunque questa sagra a cui sono particolarmente legata, perché comunque il mio paese, facciamo comunque, siamo un po' tutte le sagre siciliane, ormai siamo un po' dappertutto sempre noi. Giusy, a quanto pare anche il meteo è amico in questo weekend, allora cosa, magari un appello vuoi rivolgere a tutti coloro che ci seguono su Sicilia News TV per sabato e domenica? Allora, abbiamo già tantissime persone prenotate come camperisti, abbiamo autobus da tutta la Sicilia, anche dalla Calabria, quindi
augurandoci che il tempo sia buono, speriamo che lavoriamo tutti, che sia un bene sempre il nostro paese, che comunque arriveranno sempre persone nuove, poi i nostri produttori, anche per le persone che vengono da fuori. Per chiudere, una battuta sulla cassatella? Che non sia buona, mangiatevela, fa bene a tutti.